Video, ehi, ciao Giulio, incredibile, cioè pensa che 3-4 giorni fa, forse pensavo a te così, ricordi di una volta, poi io dico, posso dirlo, mi sei sparito perché non so dove stai, cioè si potrebbe andare a bere qualcosa insieme, boh, ma questo è un altro discorso, però sai, quello commento che mi hai detto, quello video di fare, adesso lo devo proprio fare, guarda lo faccio per te, ma è vero, aspetta. Allora, io ho 16 anni, ormai lo posso dire, no? Come fanno un po' tutti, possono fare chiunque una pazzia ogni tanto, una nella vita, no? Io ne ho fatte anche 3 di pazzie. Questo, adesso questo racconto lo sto facendo quasi in diretta, tutti lo sentiranno, non importa. Allora, ok, avevo 16 anni e vedevo sempre una donna, adesso non si può dire chi, sempre quel gesto, montava su in macchina, saliva in macchina, e sai, il gesto, prima, seconda, frizione, da vedere, come io vedevo la scena dalla terrazza, io dicevo, non è possibile, un giorno ho detto, adesso basta, e mio zio aveva la Lancia, aveva la Fiat Tipo, ancora con l'aria da tirare, quindi è difficile per uno che va la prima volta a sapere questo, per avviare già un motore e andarsene così, senza patente, 16 anni, le pazzie che si fanno da ragazzi. Non sono il primo e non sono l'ultimo. Ecco. Quella sera, come dice anche mio zio, gli ho preso le chiavi e sono andato. Sono entrato in auto, ho acceso la macchina e l'istinto vuole, proprio l'istinto, che ha tirato anche l'aria e come sono andato, c'è proprio un sterzo che a quei tempi era duro, non riuscivi tanto, ha fatto così, come ridere, come se fossi sempre andato in macchina, e lo hanno detto anche le forze dell'ordine, quando poi mi hanno fermato, alla fine dei conti mi hanno fermato, ma è normale, così è la legge, e ne sono consapevole. Allora, ovviamente mi hanno corso dietro le forze dell'ordine, e poi mi hanno fermato lassù del Tempio Sario, scendere, cosa fai? Hanno capito che ero minorenne, non so cosa, documenti, io ho aperto i documenti, lo sportello dove vanno i documenti, ci sarà un libretto qualcosa, no? Scusate ma devo dirlo, ci sarà stato un libretto, ma c'erano 3-4 mele, so io che per me erano solo mele in quel momento, cioè sono cose che tecnicamente se non le provi non le credi. Mi sono contento che Giulio, se sei tu, mi hai ricordato queste cose. E sono brividi adesso, e sono brividi. Perché se adesso lo farei adesso, tornassi indietro, non avessi la patente, andrei con un'auto senza patente, non riuscirei a farlo. In quella volta si era, sai, più... si voleva vivere, si voleva... E sai pur com'è la vita. Oh, ciao Giulio, fatti vedere il Giulio, incredibile. Ma proprio tu dovevi scrivermi. Adesso è un'emozione, guarda. È il migliore. Guarda lo dico, tu sei il migliore. E salutami tutti. Ciao Giulio.